Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Nello scorso video ho iniziato a esplorare il nucleo, ho fatto un paio di puzzle. C'è stata la lotta contro i due fratelli Guardia, Guardia 01 e Guardia 02, e anche Metaton che è tornato di prepotenza. Ad ogni modo, proseguiamo, siamo al piano 3, credo, e questa è una donna, sì, questa, quindi. Dolci di ragni, tutto il ricavato andrà a dei veri ragni. Dei veri ragni? Ok, non ho capito. Io ho finito per comprare una ciambella. Io non volevo farlo, ma quella ragazza, anche se le avevo detto di no, lei ha continuato a fissarmi in quel modo spaventoso, leccandosi le labbra. Ora sono senza soldi. Ma devo tipo lasciarli qui? Ah, ok. Cosa? No, fermo! Quanto costa? Ma no, ma che cos'è questo prezzo? Benvenuto al nostro salotto, caro. Ti interessano dei dolcetti di ragno? Tutto il ricavato andrà dei veri ragni. È una ciambella ragno, sembra più gommosa del solito. Sembra una specie di bracciale potentissimo. No, aspetta, è solo un cornetto. Signorina, io vado. Ok. Il problema è che non ho abbastanza soldi, cioè se potessi lasciare qualcosa che... Una donazione simbolica anche. Ehi, sono Alphys. Questa stanza è come quella che abbiamo visto prima. Ci sono due puzzle a nord ed a sud. Dovrei risolverli entrambi per procedere. Ecco, vorrei anche dire: non che mi piaccia rivelare le soluzioni dei puzzle, anzi, ma se ti servisse aiuto basta chiamarmi, ok? In effetti, aspetta, ho un'idea. Diventiamo amici su Undernet. Ti basterà messaggiarmi quando ti servirà aiuto. Aspetta, siamo già amici. Ti ho mandato la richiesta di amicizia, no? Hai continuato a leggere i miei post per tutto il tempo. Bene, spero che tu concordi con me su Mimio 2. Ok, io allora vado, eh. Oh, cavoli, però. Già questo è un puzzle di per sé. Perché devo capire come arrivare al punto per il quale devo arrivare. Ok, perfetto, ci siamo allora. Ah, questo è il primo. Oh no, mostri! Oddio. No, voglio solo andare via. No, non voglio essere colpito. Ah! Cos'è successo poi? Tristezza, rabbia. Vulcanino e zundaereo. Allora, vediamo un po' quanti colpi ho stavolta. Solo un proiettile. Ok. Ok. Eccolo qua. Perfetto. Ok, e ora è fatto. Andiamo. Oi! Ora che è questi? Il metamomento più bello. Quando tutto sembra perduto, fa una pausa drammatica. Come quando ad uno show di cucina le uova non sono venute bene. Non ho capito niente. Il mio metamomento preferito è quando sconfiggi i mascalzoni voltafaccia. Anche se lo fa durante quello che in teoria sarebbe un quiz show. Va bene, voi state fuori. Personaggi proprio bidimensionali. Posso andare? No, devo stare attento a quello che faccio, dove vado. Qua e si scende. Ok, si scende e si va di qua. È questo il punto? Ma che cacchio. Vabbè, non so perché, ma non ci ho capito niente. Cioè, mi ricordo che gli arancioni devo muovermi e i blu stare fermi, ma io stavo fermo. È quello il punto che continuo a non capire perché mi colpisce il laser blu se sto fermo. Ehi, non ha niente a che fare con i guidarti, ma... ehi, che andrebbe di guardare insieme uno show umano in TV? Qualche volta? Si chiama... Miu Miu Dolci Baci. Certo. Davvero? È fantastico! Il mio programma preferito! Parla di questa ragazza umana chiamata Mimiu con orecchie da gatto che gli umani non hanno, quindi lei è molto sensibile al riguardo. Ma tipo alla fine capisce che le sue orecchie non contano, che alle sue amiche piace nonostante esse. È davvero bello, spoiler! E poi può suonare strano, ma lei ha potere di controllare le menti di tutti quelli che bacia le persone e le controlla per risolvere i suoi problemi. Nessuno ricorda niente di ciò che succede dopo il bacio, nel senso, ma se lei manca il bacio, allora. Cioè, voglio dire. Ovviamente alla fine lei capisce che controllare le persone, ok, va bene, ho tipo spoilerato l'intero show, ma penso che ti piacerebbe davvero tanto.
dovremmo guardarlo quando sarà finito tutto questo. Sì, ce l'ho fatta. Stavo in apnea, ma ce l'ho fatta. Quanti colpi ho? Uno? Oh, un solo proiettile. Ok, facile. Questo era facilissimo, dai. Ok, ciao. E si può tornare. Cos'è? No, devo scoprire cos'è. Ok, ecco il cactus. No, sono fiori. Ti fermi ad annusare i fiori. Ma dai. Ai ai ai. Tra l'altro dovrei fare rifornimento di oggetti perché non ne ho più. Per curarmi, intendo. Boh. Devo vincere sempre, non devo mai subire danno allora. Ah, salviamo, dai. L'odore di ragnatela permea l'aria. Ok. Se salviamo, qui c'è un boss allora, mi sa. Ragnatele? Ok. Oi oi. Ah, avete sentito cosa ha appena detto? Sinceramente no. Dicono che un umano con una maglia a righe passerà di qui. Ho sentito che detesta i ragni, ma non è vero. Ho sentito che adora calpestarli. Ho sentito che adora strappar loro le zampe. Ma che schifo! No, dico sul serio, strappare le zampe ai ragni non so come facciano i bambini a farlo. Ho sentito. Oi oi. Che è una persona decisamente tirchia con i propri soldi. Credi che i tuoi gusti siano troppo raffinati per i nostri dolcetti, non è così, tesoro? Mi trovi in disaccordo con quest'idea. Credo che il tuo gusto sia esattamente ciò di cui abbia bisogno la prossima infornata. Muffet ti intrappola. Oh, Spider Dance? Sì, è Spider Dance! Paga. Muffet riduce il suo attacco per questo turno. Non essere così triste, tesoro. Ritengo che il viola ti doni di più. Ok, ti intrappola in una strana ragnatela viola. Divincolati. Cerchi di liberarti. Muffet si copre la bocca e ridacchia. Perché quel pallone dovresti essere felice? Ok, Muffet ti versa una tazza di ragni. Paga 40, ok, ci provo. Felice di star per diventare una deliziosa torta. Ha ridotto il suo attacco? Non mi sembrava. Muffet versa una tazza di... Ok, divincolati. Lasciarti andare, non dire sciocchezze. Che prossimo non so cos'è. Muffet fa una danza in sincronia con gli altri ragni. Divincolati. Muffet è così divertito dalle tue buffonate che ti fa uno sconto. La tua anima farà diventare molto felice tutti i ragni. Quando qua proprio ero... Ok, prossimo cos'è? Un muffin? Muffet mette in ordine le ragnatele che ti avvolge. Cerchi di liberarti dalla tela, non succede niente. Che maleducata. Avevo quasi scordato di presentarti il mio cucciolo. È ora di colazione, non è così? Divertitevi voi due. Sì, col cavolo che mi faccio prendere. Aiuto! All'ultimo! Oh mio Dio! All'ultimo! Toh, ti pago 40, va bene? Toh, la persona che ci ha avvertiti di te? Buonanotte, Andrè. Oh, santo cielo. 110 non ce l'ho, amore mio. Ci ho offerto un sacco di soldi per la tua anima.
Aveva un sorriso così simpatico e... cornetto. Oddio, devo prenderlo il cornetto? Provo a prenderlo, se mi fa male al diavolo. Tutti i ragni battono le zampe a ritmo di musica. È strano, ma giurate averlo visto nell'oscurità cambiare forma. Non fa male, basta. È solo a boomerang, non ha nient'altro. Che cavolo. Io dico, mi fido. Oddio, no, il prossimo è il coso, là. È il figlio. Oh, è ora di pranzo, non è vero? Io ho scordato di cibare il mio cucciolo. Sì, va bene. Con tutti quei soldi, i clan dei ragni potrebbero finalmente riunirsi. Sinceramente, Muffet non me ne può fregare di meno. Scusami se te lo dico, Non hai sentito? I ragni sono rimasti intrappolati nelle rovine da generazioni. Naggia! Oddio, santissimo. Beh, volta di mare, sì. Anche se passassero sotto la porta, il gelo di nevischio sarebbe fatale. Ma con i soldi della tua anima potremmo noleggiare loro una limousine riscaldata. Sì, vabbè, qua proprio ho fatto schifo proprio. Bandana duro. E con quello che avanza potremmo farci una bella vacanza. O persino costruire un campo da baseball per ragni. Sì, vabbè, qua proprio mi sa che ci rimango perché... proprio ho sbagliato proprio. Ok. Ora mi sa che c'è l'ultima manche. Ma adesso basta. È ora di cena, non è vero? Eh sì, già. Che mi cucini per cena, mamma? Ok, santissimo cielo. Ok. Sei ancora in vita? Oh, cucciolo mio, sembra che sia ora del dessert. Ah, un telegramma dei ragni delle rovine? Cosa? Dicono che ti hanno visto e... anche se sei un essere tirchio, non hai mai fatto del male a un singolo ragno. Oh, cielo, questo è stato solo un grosso malinteso. Pensavo che tu fossi qualcuno che odiasse ragni. La persona che ha chiesto quell'anima deve aver inteso un altro umano in una maglia a righe. Scusa per tutto il fastidio. Mi farà perdonare. Puoi tornare qui quando preferisci e senza alcun costo. Ti intrappolerò e ti farò ancora giocare con il mio cucciolo. Stavo scherzando. Ti risparmio adesso. Mamma mia. Grazie, Muffet, È stato divertente. Ci vediamo, tesoro. Muffet, mammina, non so come chiamarti, scusami, perché prima c'era il coso lì, il ragno, allora ho detto mamma, va bene. Dicevo, ho usato tantissime cure e ho fatto bene a comprarle. Alla fin fine non è troppo difficile se hai le cure. Però qui abbiamo un poster per la prossima performance teatrale di Metaton. È una tragica storia di due sventurati amanti separati dalle forze del fato. Sembra che sia quasi ora per la performance, quindi devo andare a vedere Metaton. Oh, quell'umano! Guarda come me l'aspettavo! Potrebbe essere... il mio vero amore...
Che peccato! Che peccato che te ne vai nelle prigioni! Beh, ci si becca! Oh no, che mai posso fare? Il mio amore è stato gettato nelle prigioni! Una prigione con un basso così nobile che il mio tesoro perirà sicuramente! Oh cielo, abbi pietà! Il terribile labirinto di pannelli colorati! Ogni pannello colorato ha una sua sadica funzione! Per esempio, il pannello verde emette un suono e poi devi combattere un mostro. I pannelli rossi? Aspetta un momento però! Non avevamo già visto questo puzzle un centinaio di stanze prima? Proprio così, ti ricordi tutte le regole, vero? Ottimo, allora non ti farò perdere tempo ripetendotele. Oh, e farei meglio sbrigarti, perché se non superi entro 30 secondi... questi getti di fuoco ti incenderanno. Il mio povero amore, sono così pieno di dolore che non smetto di ridere. Buona fortuna, tesoro! Celesti, giù, che... il mio dolore... Ah! Sto andando un po' a caso, Devo essere sincero. Ah, santo cielo. Ok, va bene, sì, vado avanti e indietro. Ok, qua. Ok. Ora ti guardo, non sto leggendo il... Ok. Santo piripiglio. Oh, mi dispiace tanto, sembra che tu abbia finito il tempo. Arrivano le fiamme, tesoro! Si avvicinano! Sempre più vicine, oh cielo! Questione di momenti! Ecco Alphys, fa attenzione, ti salverò! Sto creando il Firewall proprio ora! Il Firewall? Perché è un muro di fiamme! Oh no, come è potuto succedere? Sventato ancora dalla brillante dottoressa Alphys! Esattamente! Stavo per dire qualcosa perché nessuno diceva niente! Andiamo, mettetelo, arrenditi! Non riuscirai mai a sconfiggerci, non finché lavoreremo insieme! Il tuo puzzle è finito! Vai a casa e lasciaci soli! Puzzle? Finito? Alphys, tesoro, di cosa stai parlando? Hai dimenticato cosa fanno i pannelli verdi? Fanno suono e poi devi combattere un mostro? Beh, tesoro, quel mostro sono io! Ma siamo pazzi? Urla! Lanci un grido! Non succede niente! Film, tesoro, preparati! Il tuo telefono, faresti meglio a rispondere! Ehi, può sembrarti brutta, ma niente paura! C'è un'altra cosa che ho installato sul telefono! Vedi quel pulsante giallo? Vai sul menu, agisci e premilo! Premi il pulsante giallo, il telefono risuona con la presenza di Metaton. Oh, per il bandiere giallo! Ora premi Z! Vai, premo Z finché posso! Oh, mi hai sconfitto! Come può essere? Sei più forte di quanto credessi, eccetera, eccetera. Sembra tu l'abbia sconfitto! Hai davvero fatto un ottimo lavoro! Solo per merito tuo. Cosa? Oh no! Voglio dire, sei tu quello che ha fatto tutto benissimo! Io ho solo scritto sciocchi programmi per il tuo telefono! Ehi, può suonare strano, ma... posso dirti una cosa? Prima di incontrarti, io non mi piacevo, anzi, per tanto tempo mi sono sentita una totale fallita, come se non potessi fare niente senza che finissi con il deludere tutti, ma guidarti mi ha fatto sentire molto meglio su di me, quindi grazie per permettermi di aiutarti. Comunque, siamo quasi al nucleo, è appena dopo l'MTT Resort, andiamo, finiamo questa cosa. Sì, Alphys, voglio assolutamente arrivare al fondo di questa faccenda. E soprattutto vorrei salvare. Più di ogni altra cosa. Ok, qui non c'è niente da fare, a quanto pare. Mentre se andiamo qui a destra c'è altro, c'è un punto per salvare. Ah, sì, posso scendere, ok. Bene, 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 allora. Ma è Calogero, là, Caldogero. Ti ricordi il mio nome? Ricordi? Sì.
Cosa? Te lo ricordi? Come ho potuto essere così facilmente sconfitto? Ok, ciao Caldogero, alla prossima, io vado a salvare. Finisce anche questo episodio di Undertale. Nel prossimo non so cosa ci sia da fare, ma è stato bello questo. Questo è stato davvero molto molto bello. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate ovviamente tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!